Va bene, nel frattempo, in attesa di... In attesa di avere il nostro graditissimo ospite, che poi è un ospite per modo di dire, insomma, perché farà parte della famiglia, evidentemente, essendo una persona che ci darà una bella mano come sponsor, eccetera, quindi in attesa che arrivi la persona, possiamo fare delle chiacchierate. Ora è il momento di parlare. Perché qualcuno di voi mi ha inseguito, poi dice che io l'ho risposto male, insomma, non è così. Allora, sono qui. Sono qui per soddisfare tutte le vostre curiosità e per dare delle risposte, come sempre, vere. Perché io, caro amico, dico sempre la verità. Io dico sempre la verità, tu lo sai bene. Tu lo sai bene, mi conosci da una vita, lo sai bene. È sempre sfaccettata. No, la verità è una sola, mi dispiace. Le chiacchiere sono sfaccettate. Le chiacchiere, le sciocchezze, le invenzioni, le supposizioni. Per questo dico, benissimo. Ma penso che l'ingegnere voleva dirvelo lui, però devo dire la verità, è stata un fulmine a ciel sereno. Mi ha chiamato e ha detto, poiché sono ormai 3 anni che abbiamo parlato di questa nostra possibilità di fare qualcosa insieme, credo che sia venuto il momento giusto per venire a dare una mano all'Avellino. Ed è stata ovviamente una situazione graditissima per tutta una serie di motivazioni. Non so se l'ingegnere vorrà raccontarvi quello che successe 3 anni fa, perché 3 anni fa noi avevamo già in mente di fare questa alleanza, solo che, per questo dico adesso, senti la verità, senti, caro amico Mario, senti la verità. Signor Barisano, allora, forse è meglio così, va bene. Devo riprendere il filo del discorso, perché quando si dicono delle sciocchezze è proprio una cosa che mi dà veramente fastidio. Va bene, riprendo il filo. 3 anni fa, in un bar di Napoli, io e l'ingegnere parlammo di fare questa eventuale alleanza fra calcio e basket. E mi fu proposta una cosa molto interessante, che era praticamente il doppio della sponsorizzazione che già avevamo fatto con una stretta di mano, ed io ho rinunziato a quella sponsorizzazione. E questo mio rapporto con le persone, che ho sempre instaurato nella mia vita da sempre, che cioè basta dare una stretta di mano per chiudere i rapporti, mi ha fatto salire in considerazione nei confronti dell'ingegnere, il quale ha detto: tu rinunzi al doppio della cifra perché hai dato una parola ad un'altra persona. Questo è taccone, non sono chiacchiere. Se volete ve lo fate raccontare dall'ingegnere. Quindi io ai soldi non ci ho mai pensato. Io li ho sempre avuti, da ragazzo. Ad Avellino ci conosciamo bene tutti. Quindi io non ho mai avuto problemi di nessun tipo. E questa è la situazione dell'ingegnere. Lei mi ha fatto una domanda, credo di aver risposto abbastanza esaurientemente. Quest'anno è stato veramente una sua iniziativa, e ovviamente l'ho raccolta ovviamente in maniera estremamente positiva, perché avere una persona che, indipendentemente da rapporti o personali o di immagini eccetera, perché non è il caso questo di rapporto di immagini, l'ingegnere ha già una squadra in Serie A importantissima che ha corso il rischio, fra virgolette, di vincere il campionato, per cui è chiaro che non aveva nessuna necessità di fare ulteriore pubblicità. Lo ha fatto veramente per cercare di dare una mano all'Avellino e per cercare di potenziare la squadra e di fare un campionato degno del nome dell'Avellino. Questo è il mio ringraziamento che farò a lui adesso che arriva. Ma visto che ci troviamo di parlare, ci sono state trattative per l'acquisto dell'Avellino? Con l'ingegnere? No, con l'ingegnere. Sono state, certo che ci sono state, lo sapete bene che ci sono state. Non è che lo scopro io, lo sapete tutti, lo sapete. I motivi per i quali non si è arrivata a conclusione sulle trattative? È che probabilmente qualcuno che vuole comprare a 0 euro è una situazione improponibile, insomma. Cioè, se lei ha una società che ha un certo fatturato, che ha un certo nome, una certa storia e così via, oppure se lei ha una bella casa e qualcuno vuole venire da lei e vuole comprarsi la casa e non vuole darle niente, credo che sia una proposta irricevibile. Vuol dire che l'Avellino non ha problemi economici, facciamo una grande squadra. Assolutamente, ma è così infatti. Ma noi non abbiamo mai avuto problemi economici. Ragazzi, noi in questi 8 anni non abbiamo tardato il pagamento di uno stipendio o di un contributo, mai. Sono due cose
No, 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 questo è importante questo. No, ma questo è importante. Ma noi i debiti abbiamo solo qualche debito erariale, lo sapete, i bilanci si guardano in... Allora, visto che lei mi sta facendo una domanda importante, le rispondo subito, perché probabilmente lei non ha gestito molte società per azioni, gliela spiego io, gliela faccio spiegare. Mi ha fatto una domanda, gliela spiego. Se voi guardate nel bilancio dell'Avellino e trovate un debito verso le banche, perché noi abbiamo venduto un giocatore e la banca ci ha fatto l'anticipazione del contratto, trovate il credito da una parte, perché non è un debito nostro, ma il debito della squadra di Serie A o della Lega di Serie A che deve pagare questo debito, non è il nostro. Quindi imparate a vedere le cose, imparate a leggerle queste carte. Perché se no diventa una confusione. Ho sentito numeri del bancolotto. Allora ho l'impressione che chi ha letto questi numeri non avesse molta dimestichezza con i bilanci. Ho l'impressione, può darsi che mi sbaglio. Non sto accusando nessuno. Scusi, posso dire una cosa? Sia gentile, lei è una delle persone che sta qui, io sto parlando con lei. Ha la coda di paglia probabilmente? No. Mi faccia sapere qual è la sua attività, visto che lo dice. Visto che lei dice che è un grande imprenditore, dica cosa fa. Mi dica cosa fa. E allora, sia gentile, si interessi di giornalismo e basta. Bravo. E credo che sia già fin troppo. Credo che sia già fin troppo quello che lei fa. Sia gentile, bravo. Prego. Prego. Sì. Lei anche nella mia conclusione ha detto, io rimando. Ma non c'è dubbio, sono molto, molto più importanti, molto più importanti. Ma non è solo questo, cara dottoressa, il problema non è solo questo. Le squadre di calcio si fanno anche vendendo giocatori e incassando soldi. Non è che devi per forza necessariamente avere l'aiuto di qualcuno. Sì, ma io ho detto, allora, lo facciamo noi con le nostre forze, utilizzando giocatori di proprietà nostre, che se ne dica in giro, che sono ambiti da parecchie squadre, per cui li possiamo tranquillamente vendere, qualche giocatore, e risaniamo tutto quello che dobbiamo fare, prendendo giocatori più importanti, potenziando la squadra, senza avere necessità di avere aiuti economici dall'esterno. O l'uno o l'altro. Ma tutti e due in questo caso, perché non è... Cioè il socio, voglio dire, un socio è un'altra... Ci siamo? No. Il socio è un'altra cosa. Cioè avere un socio al 50% significa che se si spendono 1 milione... Uno le caccia 500 e l'altro le caccia 500. Non è così la cosa. Allora, in questo momento noi abbiamo uno sponsor che ha fatto un grande sforzo e noi lo ringraziamo, però è finalizzato a quello per adesso. Poi si vedrà. Per 3 anni. Abbiamo avuto una sponsorizzazione di 3 anni. Legata anche ai risultati. Questa è una cosa molto importante per noi. Legata ai risultati, perché quanto più sono i risultati importanti, più cresce questa sponsorizzazione. Partendo da una base già significativa, che è già molto alta. Prego, ciao Marco, dimmi. La volevo chiederle, 3 anni fa ha detto, è andato tutto questo in una chiacchierata, c'era anche il progetto, il sogno di una polisportiva, eventualmente, non c'era ancora la pallavola arrivata in Serie A, può essere l'inizio di un percorso del genere? Anche ma questo no, non è escluso, voglio dire, cioè adesso iniziamo a vedere se questa unione porta benefici all'Avellino, perché... La Sidicas Basket non ha necessità di avere ulteriori apporti. Vediamo se questo finanziamento è un finanziamento che funziona, vediamo se gli intenti che l'ingegnere ovviamente verificherà, ma non da un punto di vista contabile, ma verificherà da un punto di vista di gestione, è una cosa che a lui interessa, e poi da questo possono nascere tante cose, insomma, su questo non c'è dubbio. Una rivisitazione anche della campagna abbonamento su entrambe le
Ma questa è una cosa della quale l'ingegnere mi ha parlato e che stiamo valutando insieme, insomma. Però queste domande, forse tutto sommato, è meglio che le formalizzate, se non vi dispiace, quando c'è anche l'ingegnere De Cesare, in modo che possiamo rispondervi entrambi secondo quello che abbiamo, fra virgolette, sancito e stabilito durante gli accordi preliminari. Presidente, per mettere una parola fine al rapporto con D'Agostino e Pupilusa, cosa è che non è andato? Solo esclusivamente una questione economica oppure cosa? Ma anche qui, insomma, è una cosa che meriterebbe un approfondimento molto più lungo, no? Però faccio un esempio banale del mio campo, perché questo non è il mio campo. Il calcio non è la mia attività principale, quindi non voglio parlare di calcio, parlo di altre cose. Quando ho comprato le quote della casa di cura Santa Rita, la casa di cura Santa Rita aveva un socio che aveva il 37% di quote. Ed è stato pagato in maniera diversa da chi aveva il 5% o il 3%, perché i premi si danno in base proprio alla rappresentatività delle azioni. Allora è chiaro che se io avevo l'80% di questa società e dovevo passare, perdere la mia, fra virgolette, autonomia gestione, è chiaro che tutto questo doveva avere un senso. Se avessimo fatto, che ne so, due soci al 25 e uno al 50, poteva anche succedere che uno non dava soldi e al limite potenziava, che ne so, la squadra, potenziava qualche altra cosa. Ma quando tu perdi la tua autonomia, tutto questo vale, ha un valore sicuramente importante. E questa è stata la cosa che non mi ha convinto, insomma. Non mi ha convinto perché, fra l'altro, lo stesso ingegnere D'Agostino, che io ringrazierò per tutto quello che ha fatto in questi 6 anni, 5 anni per noi, faccio una parentesi, forse un po' melange, voglio dire. Quando abbiamo finito l'ultima partita, lui stava vicino a me con la moglie e quasi piangevamo insieme. Quindi voglio dire, e l'ho ringraziato in quel momento perché non era un ringraziamento pro forma. Io se ringrazio una persona perché stimo quella persona e gli devo dare riconoscimenti per quello che ha fatto. Quindi questo è innegabile. Quindi i ringraziamenti a tutta la famiglia D'Agostino, a tutto il gruppo dell'ingegnere D'Agostino sono assolutamente, restano gli stessi, non è cambiato assolutamente nulla. Però è normale che quando tu perdi la tua autonomia e che diventi la minoranza, a quel punto non puoi, insomma, accettare di cedere il passo avendo 0 euro. Perché questa è la proposta. 0 euro. Non c'è stata una proposta di milioni, come si dice in giro. Hanno offerto 6 milioni, 5 milioni, 7 milioni. Sono fantasie che vanno al vento. Mi è stato offerto 0 euro e mettere qualche soldo in società. Punto. E non credo che questa fosse una proposta accettabile, non credo che nessuno di voi ti toglierebbe una sua proprietà cedendola a zero, insomma, o perlomeno, a meno che questa, a meno che quello di cui parliamo è una cosa che sta fallendo, è un altro discorso allora, ma non è questo il caso. Invece per quanto riguarda l'asse di mercato che si sta instaurando con Genoa, riguarda soltanto il mercato oppure potrebbe riguardare qualche trattativa futura sempre per la questione societaria, Ma anche questa è una bella domanda, però per il momento stiamo parlando con Preziosi soltanto di sinergie di mercato. Il signor Preziosi, allora Enrico Preziosi, vi ricordo, Enrico Preziosi, vi ricordo di Avellino. Guardate, siete interessatissimi, io a casa degli altri difficilmente guardo a casa mia. Allora, il signor Preziosi, con il quale mi sono sentito più di una volta, ci siamo visti a Milano più di una volta, mi ha detto: è giunto il momento che io dia una mano alla mia città, non a Tacone, alla mia città. Quindi stiamo vedendo adesso questa sinergia di giocatori, che già è una cosa importante per noi, e poi da cosa nasce cosa. Anche lì non escludo che poi domani Enrico voglia decidersi a prendere un pacchetto azionario dell'Avellino. Ma sono situazioni delle quali è inutile che io parlo se non c'è una reale, perlomeno stretta di mano, perlomeno un'intesa o una scrittura fra di noi. Quindi assolutamente, per il momento è tutto sereno e tranquillo così. Ciao. Allora, vi dico, perché mi sono segnato le cose, perché i miei direttori, se no, mi raccontano frottola. Allora, vi dico quello che ho fatto io. Vi dico quello che ho fatto io, è quello che sta facendo Enzo in questo momento a Milano. Stiamo tentando di prendere Lezzerini a titolo definitivo dalla Fiorentina, perché l'anno scorso il ragazzo non ha avuto modo di esprimersi, ha
avendo davanti a sé un giocatore importante, quello era Radunovic, per cui credo che quest'anno sia il momento buono che noi intavoliamo un discorso duraturo nel tempo con Lezzerini. Il secondo portiere, ma non secondo in ordine di importanza, potrebbe essere questo portiere del Genoa. Abbiamo discusso del portiere del Genoa, Uikai, che voi avete scritto più volte sui giornali. Loro stanno aspettando il loro nuovo allenatore, che sapete che è Di Francesco, il quale valuterà questo ragazzo, perché Perin pare che abbia dei problemi, o lo devono vendere, non so bene questa cosa. Quindi siamo rimasti in stand by con una stretta di mano, dicendo: se il ragazzo va via da Genova, viene ad Avellino, e su questo non ho nessun dubbio nel crederlo. Poi ci hanno proposto un altro giocatore importante, sempre come portiere, sempre del Genova. Chi conosce il calcio come voi, che segue anche le vicende internazionali, avrà capito sicuramente di chi si parla, quindi non posso fare il nome, però è un portiere anche questo di tutto livello. Non avevamo terzini. Finalmente qualcuno ha scritto: hanno preso un terzino. Abbiamo preso Pecorini, il quale non è che ha giocato tantissimo l'anno scorso, però è un giocatore di consolidata esperienza nella Serie B. Quindi è uno che ci dà la tranquillità, non solo a me, ma a Novellino, e Novellino ha detto che per lui andava benissimo questo ragazzo, ci dà quindi tranquillità sulla fascia destra. Sulla fascia sinistra abbiamo preso Rizzato e abbiamo chiuso di fatto Falasco, manca soltanto la firma del contratto sul ragazzo, abbiamo stabilito il rapporto che abbiamo con questo Falasco, avremo un rapporto, acquisiremo il cartellino. C'è una situazione in mezzo, questa con Falasco, che non ci consente di acquisire il cartellino subito, perché la Roma ha delle minusvalenze sul ragazzo. Per cui mi ha pregato, ce lo daranno in prestito con diritto di riscatto nostro, che corrisponderà al valore della minusvalenza che loro hanno a bilancio e che naturalmente verrà compensata da loro da una incentivazione. Per cui lo prenderemo e farà parte dello staff dell'Avellino, sarà di proprietà dell'Avellino. Rizzato ve l'ho detto. Marchise è un ragazzo che vuole venire assolutamente ad Avellino. Il procuratore vuole portarlo ad Avellino. Parlando ieri con il direttore generale della Roma, quando sono andato a chiudere la trattativa per Falasco e per Marchise, su Marchise ha detto di pazientare qualche giorno, perché volevano portarlo in ritiro con loro il 1° di luglio e poi darcelo al ritiro. Ma né il ragazzo né il procuratore vogliono andare in ritiro con la Roma, vogliono venire da noi. Per cui il direttore generale mi ha dato una stretta di mano e dice: il ragazzo viene da voi, però non è che lo posso definire oggi con certezza, perché sai che nel mondo del calcio quello che ti danno per certo subito potrebbe non essere certo domani, quando dobbiamo fare il contratto. Abbiamo stabilito quello che deve percepire il ragazzo, abbiamo stabilito anche qualche piccolo incentivo che deve dare la Roma per il ragazzo, quindi diciamo che una cosa dovrebbe essere fatta. Poi abbiamo ovviamente l'attaccante Asensio, che ormai è definito, quindi Enzo lo sta chiudendo, e a centrocampo stiamo vedendo di far uscire qualche giocatore, di prendere uno di grande qualità. Questo è al momento quello che stiamo facendo, non è poco. Cioè, se vi guardo un po' i numeri, perché li ho colorati diversamente, sono 1, 2, 4, 6, 7, 8, si tratterebbe di 9 giocatori nuovi al momento, che contrattualizzeremo in questo mese, quindi 9 giocatori, e 12 sono di nostra proprietà, senza che ve li racconto quali sono, li sapete tutti quanti. Abbiamo al centro purtroppo il problema di Migliorini, che non è ancora definitivamente guarito, per cui quando fa sforzi notevoli purtroppo il ginocchio si gonfia un po', e quindi lo voglio tenere tranquillo senza caricargli sulle spalle tutta la difesa, e quindi un giocatore come Marchisa, anche se giovane, è un giocatore di grande qualità che la Roma voleva portare in ritiro con loro, quindi è uno che nella mente loro potrebbe fare anche la riserva in Serie A, quindi è un giocatore importante. Però è 97, quindi anche qui dobbiamo vedere se dobbiamo acquisire un altro centrale con maggiore esperienza, perché il 97 è un giocatore fortissimo, però può avere dei problemi nell'ambientamento con la Serie B, non l'ha mai fatta, insomma. Questo è il discorso che vi posso dire. Poi abbiamo in uscita un po' di giocatori, penso che li sapete. Benjamin dovrebbe andare probabilmente o all'Entella o al Bari, o gliel'hanno chiesto, è stato chiesto Moculo da 3 società, potrebbe andare fuori. Paghera potrebbe andare via in cambio di un altro centrocampista importante, forse di maggiore peso, e questi sono quelli in uscita. Poi abbiamo gli altri ragazzi, li manderemo a giocare sicuramente in Lega Pro, mi riferisco a Somareda, Tirio, Gironne, Diallo, li mandiamo a giocare in Lega Pro e basta. E questo è, mi sembra già abbastanza. Cioè, l'Avellino che finalmente riesce a togliere i giocatori che ha di proprietà
e che li dà o in prestito o li vende e che non ci rimette soldi è una cosa estremamente importante. Cosa significa? Che contrariamente a quello che si dice in giro, la squadra non era così scarsa, perché se tu hai degli scarsoni e li vuoi dare in prestito, gli devi pagare anche l'ingaggio. Perché questo non si verifica, probabilmente agli occhi di chi riceve questi giocatori, sono giocatori che possono tranquillamente affrontare campionati di Lega Pro o di Serie B. Campagna? Ma mi sarei aspettato qualche cosa in più, abbiamo fatto circa 500 abbonamenti più o meno, insomma, con prezzi molto bassi, quindi mi sarei aspettato qualcosa in più, però inevitabilmente capisco i tifosi, lo stadio, restiamo o non restiamo, l'allenatore resta o non resta, la squadra viene potenziata o non viene potenziata, i soci vengono o non vengono, gli sponsor ci sono o non ci sono, adesso credo di aver dato una risposta esauriente a tutte queste domande. Mi aspetto che da oggi in poi il botteghino dell'Avellino sia un pochettino più frequentato e che ci aspettiamo di avere anche qui un contributo da parte dei nostri tifosi. Sì. No, ma io sono sempre stato distensivo con tutti, io non ho mai fatto storia con nessuno, cioè io mi sono preso le barzellette, mi sono presi anche gli improperi che qualcuno ci ha fatto, mi ha dato, cioè ognuno è libero di dire quello che vuole, però insisto, quello che ho detto l'anno scorso vale anche quest'anno, uno può contestare nel campo, può contestare durante gli allenamenti, non può contestare fuori dallo stadio, perché questo non è giusto e non è consentito. La mia tradizione personale e culturale non mi spinge a fare cose che molto spesso qualcun altro può fare, denunce, cose, calunnie, non fanno parte del mio DNA. Per cui io mi sono preso queste cose, spero di rispondere da par mio con i fatti e non con le parole. Quindi se qualcuno ha avuto da dire su Taccone, spero che Taccone sia in grado di dare delle risposte sul campo e delle risposte durante il campionato. Mi auguro che sia così. Marco. Presidente, proprio riguardo a questa questione degli abbonamenti della Carella del Martello, volevo chiedere un comunicato, perché so se era possibile prolungare la fase promozionale, proprio perché erano un po' interdetti per queste vicende e tanti non sono ancora abbonati. Ma in qualità si può concretizzare? Posso rispondere in maniera chiara? Semplice? No. La risposta è no. Ho avuto fin troppa pazienza, basta, perché quello che si dice sui social o sui giornali è che cioè la maglia si ama a prescindere, lo devono dimostrare con i fatti, non a chiacchiere. Io lo sto dimostrando con i fatti, non a chiacchiere. Lo dimostrassero loro. Chi vuole venire allo stadio è ben accetto, chi vuole stare a casa sua, stessa a casa sua. Cioè, non è che ci mettiamo a pregare la gente per portarli allo stadio, assolutamente. La partita di calcio deve essere una cosa piacevole, deve essere una cosa per la quale vai a vedere la partita in maniera distensiva, anche molto agguerrita da un punto di vista del tifo, ma deve essere una cosa che deve essere piacevole. Portare gente allo stadio che non ha piacere di venire o non ha piacere di vedere che l'Avellino vinca, non mi fa assolutamente piacere tutto questo, quindi se sarà a casa loro, grazie di Dio, insomma. Naturalmente, ci mancherebbe, insomma. E che me lo chiede a fare allora, scusatemi? Me lo chiede per mettere un punto su questa risposta. Certo che è possibile, certo, nulla è impossibile. C'è riuscita la Sfalla, c'è riuscita il Benevento, perché non potrebbe riuscirci l'Avellino? Ma assolutamente. Ritengo che questo sia possibile. Cercheremo di essere all'altezza delle aspettative dei nostri tifosi e di chi ci vuole bene, insomma. Vedremo. Presidente, è nelle sue intenzioni programmare organizzare una partita di un certo peso praticamente nel periodo di agosto, diciamo, per lo stiamo, come è stato più in ogni anno. Da chi l'ha saputa sta notizia? No, domanda, da chi l'ha saputa notizia? No, perché quelle le cose che non si fanno non si vengono a sapere. Allora, noi abbiamo la prima partita di Coppa Italia, che sarebbe il secondo turno per l'Avellino, lo abbiamo il giorno 6.
Il primo turno, che non riguarda l'Avellino, si gioca il giorno 30 di luglio. Per cui il 30 di luglio noi sapremo con chi dobbiamo fare la partita il giorno 6. C'è in animo di anticipare la partita del giorno 6, perché ho avuto l'adesione di una grande squadra per venire a giocare a Avellino il giorno 7. Ovviamente se giochiamo il 6 questa cosa non si può fare. Ma se la squadra con cui dobbiamo giocare il giorno 6 accetta di anticipare il suo turno, il nostro turno, probabilmente avremo la possibilità di vedere una squadra importantissima ad Avellino il giorno 7. Poi il giorno 28, sapete che stiamo organizzando questo triangolare in memoria anche del nostro amico Paolo Pagliuca. Sta andando avanti questa cosa, ho avuto la disponibilità per il giorno 28 sia dal Cagliari sia dalla Cremonese. Perché ricordo che la Cremonese ha Tesser, che aveva rapporti splendidi con Paolo, e Massimo ha avuto rapporti con Paolo bellissimi, quindi mi hanno già dato la loro disponibilità per il giorno 28 di luglio. Quindi noi scenderemo dal ritiro il giorno 28 per fare il triangolare con queste due squadre. Presidente, in relazione anche alle aspettative dei tifosi, cioè, si sa che ogni campionato ha una storia a sé, si dice ovviamente delle partite, ogni singola partita ha una storia a sé, figuriamoci i campionati. Quindi tutto può succedere, tutte le 22 concorrenti a nastri di partenza potrebbero essere favorite o sfavorite, ecco. Però è innegabile che quest'anno, insomma, il campionato si presenti particolarmente difficile, perché sono tornate in auge squadre come Parma, Foggia, insomma, squadre che hanno un loro bacino più denso e che hanno ovviamente anche una loro tradizione. Insomma, si presenta un campionato molto difficile. La campagna di rafforzamento, al di là di quelli che già sono arrivati, è volta anche alla considerazione di questo campionato, insomma, in qualche modo molto più difficile. Ma secondo noi il roster che stiamo allestendo è un roster di primissima qualità. Poi vedremo sul campo se quello che noi pensiamo sia allineato con le aspettative del pubblico e allineato con i risultati. Lo dico prima, i nomi contano fino a un certo punto, quello che conta sono i risultati sul campo. Allora avere Novellino che parte dall'inizio e che quindi conosce gran parte dei giocatori, diciamo 11-12 sono quelli che resteranno con noi e lui già li conosce. Avere qualcuno che non ha fatto il ritiro con noi, tipo Moretti che parte da zero, Gavazzi che parte da zero e così via, sono due elementi sicuramente sui quali possiamo fare una debita considerazione. Per cui gli altri nomi che vi ho fatto sono giocatori che conoscono bene almeno la Serie B, quindi credo che dall'unione della capacità del tecnico e della sintesi dei giocatori credo che possa venire fuori un bel risultato. Mi auguro che sia secondo le nostre aspettative. Ma questo, guarda, questo potrebbe succedere solo se decidessimo di fare questa alleanza, questa unione, non tanto di società quanto di fare questa polisportiva, insomma. Questa è un'idea che aveva avuto tempo fa il mio amico Luigi Ercolino e ne abbiamo parlato con lui in tempi non sospetti di questa cosa. Credo che forse potrebbero essere maturi i tempi, se non quest'anno, successivamente, di tentare di fare questa polisportiva. Potrebbe essere una cosa interessante, certo. Fare ingressi lui da noi, noi da lui, diventa più... vi dico quello che dice lui. Dice, sia nel basket che nel calcio deve... Lui dice una parola un po' che non mi piace troppo. Deve comandare uno solo, sennò diventa un problema. Quando c'hai persone che non... che possono avere idee diverse, possono nascere delle discrepanze, anche semplicemente per situazioni molto semplici. Allora, più che fare i soci, eccetera, io penso che si possa creare questa sinergia fra le squadre, sinergia fra i tifosi, sinergia fra gli abbonamenti, sinergia facendo partite miste, basket, calcio, che è una cosa molto simpatica che va di moda. Cioè si possono nascere delle iniziative tali che possono avvicinare i tifosi ad entrambe le due squadre, la squadra di basket e la squadra di calcio. Non lo voglio dire più, perché dopo dico che sono un megalomane. Ero il vicepresidente e ho vinto la Coppa Italia. Ahimè, piaccia a qualcuno, non piaccia, è così. Così come ho vinto la Supercoppa del Calcio, l'unica. Questo è. Poi i fatti e i chiacchiere sono altri. I fatti sono questi. Vabbè.
Cioè, l'hai detto per farmi contento, no? È un dato di fatto. Dovete sapere che quando sono andato a vedere la partita contro la partita di basket dei preliminari che abbiamo giocato con, no, dei preliminari, della fase finale che abbiamo giocato contro Venezia, mi hanno fatto sedere proprio dove c'era il cartellone della Coppa Italia. Ho detto: mi avete fatto sedere nel posto giusto. Era per dire che il basket non ho detto altro. No, no, ma è una cosa che mi è sempre piaciuta. Se chi ricorda bene le cose, mio figlio Fabio ha giocato nella Scandone, ovviamente non titolare, quando la Scandone stava in Serie B. Aveva 17 anni, insomma, Fabio, quindi siamo stati legati al basket anche per questo, insomma. Seguivamo il ragazzo, seguivamo gli allenamenti, seguivamo le partite. Ma lo sport in generale è bello, insomma, quindi qualunque sia lo sport. Anche lo sci è bello, insomma, anche se uno non sa sciare, insomma. Sì. Questione stadio. Dalle minacce di non far giocare Valentino qui, come si è arrivati a questa pace? Che cosa è successo? Devo ripetere quello che ho detto prima, insomma. Le persone, prima di aprire la bocca, dovrebbero mettere a posto i loro neuroni e dovrebbero prima sentirsi nello specchio quello che dicono. Poi, se la cosa li convince, la riferiscono alle altre persone. E questo è difficile. Perché continuare a fare minacce o paghi o ti cacciamo, e la gente non ha ancora capito neanche oggi che noi non sappiamo cosa dobbiamo pagare, perché loro fanno riferimento ad un canone teorico che non è il nostro debito. La nostra convenzione recita che non si parla di compensazioni, insistono con questa voce compensazione, non esiste, esiste uno scomputo all'articolo 2 o 6, non mi ricordo, della nostra convenzione, in cui dice l'Avellino: se fa lavori straordinari verranno scomputati dai canoni. Allora, se tu non mi dici quali sono quelli che tu mi riconosci e moltiplichi 90.000 euro per il numero di anni, hai fatto un'idiozia, punto. Allora, perché lo sto dicendo da mesi, sta cosa, e la gente non lo capisce? Credo che qualche avvocato loro gli abbia fatto capire che erano in errore, probabilmente. Fra l'altro, l'agibilità dello stadio non c'entra niente con i canoni, per cui ho detto ai miei tifosi, che anche lì non mi hanno creduto, ci taccone, poi chiacchierò, fanno i vignette sui social e cose, sono cose divertenti, quanto sono cose divertenti io le accetto, anzi le faccio vedere ai miei amici, dico guarda che bella vignetta che mi hanno fatto, è simpatica, no? Allora io l'ho detto all'inizio, loro ci dovranno dare l'agibilità perché sono obbligati a darci l'agibilità, se non ce la danno e mascherano questa mancata agibilità al pagamento dei canoni, Taccone gli fa un buco in fronte, così, non a loro, a tutto il comune e a tutti i dirigenti del comune, per danni all'immagine e materiali. No, non credo, perché io non ho fatto mosse politiche con nessuno, così come quest'altra novella che abbiamo fatto, alleanze con De Cesare, perché qualche personaggio politico importante, cioè, ma io non so da gente dove prende queste notizie, cioè. Secondo me bevono la sera probabilmente, e poi la mattina mettono sui social, mettono queste notizie, insomma, ma solo così mi spiego. È arrivato? 2 minuti. Presidente, la voglio scappare un'altra battuta sullo stadio. Prego. Ma questo devo dire che purtroppo anche qui ci sarebbe da dire qualche cosina, no? Ma il comune decide da solo qual è il canone, non è che lo decide con noi. Quindi un comune può dire che è molto, un comune può dire che è poco. Quindi su questo nulla questo. Però ricordo, e questa è una cosa che forse a qualcuno che si interessa di cose vecchie può interessare, ricordo che quando nel 2006 furono fatti i lavori per far giocare l'Avellino di Pugliese in Serie B, il canone era di 15.000 euro. Abbiamo le delibere, quando dico le cose io sono documentate. Il canone era 15.000 euro. Hanno alzato il canone perché il comune ha fatto i lavori e l'hanno portato a 90 fino al 2017. Guarda caso, 10 anni, 2016, guarda caso il 2016 è finito. Quindi adesso io mi immagino che noi non dobbiamo più pagare 90.000 euro, perché i soldi li hanno recuperati. Vorrei capire che cosa dobbiamo fare fra i 90 attuali della nostra convenzione e i 15 del 2006.
poi me lo spiegherà qualcuno e cercheremo di trovare una via amichevole, perché fare guerra non fa bene a nessuno. Quando fai guerra, quando vinci, c'hai sempre una gamba rotta, un braccio fratturato, succede sempre una cosa di questa. Allora, le guerre è meglio non farle. Se uno riesce ad evitarle, li evita. Taccone non ne fa mai guerre, anche perché Taccone se fa le guerre lascia tutti morti sul campo. Non faccio feriti. Presidente, potrebbe esserci un'alternanza, non so, per la Coppa Italia, la prima parte del campionato con il No, il Frosinone non ha avuto, perché naturalmente non aveva i tempi per farlo, avendo avuto noi l'agibilità dello stadio il giorno 19, il Comune avrebbe dovuto fare una delibera ad hoc per il Frosinone e non ha avuto il tempo di farlo. Quindi noi avevamo dato disponibilità che il Frosinone venisse a giocare ad Avellino, ma entro il 20 deve presentare questa comunicazione, oggi è 22. Io non ho posto nessun veto. Ricordo che il campo è il mio, non il campo Partenio Lombardi, il manto è mio perché l'ho fatto a spese mie e non ho chiesto un euro al comune, per cui chi vorrà giocare su quel campo, sul mio sintetico, dovrà discutere con me. Questa è la situazione. È arrivato? Bene. Dimmi quando. Se la cosa vi fa piacere possiamo fare come le maggiorette, a fare se volete, no, non fa niente. So. È arrivato? Grazie. Prego, ingegnere, prego. Grazie. Che dobbiamo fare? Okay. Prego. Prego, prego. Eccola qui. Alziamo, alza la voce, Andrea. Esattamente così. Avete avuto modo di vedere anche un prototipo della maglia dell'anno prossimo. C'ha qualche piccola variazione rispetto a quella definitiva. Va bene? La poggiamo qui in bella. C'è il completo. La mettiamo qui. Va bene. Quest'anno? Quest'anno vi voglio fare una nota. Prego. Come stai vincendo? Grazie. I tifosi tuoi? C'è no, qualche tifoso tuo? No, tifoso non sì. Direi, anzi critico ma molto apprezzato. Critico, molto ma molto apprezzato. Sto bene. Possiamo metterla qui adesso, ragazzi? Va bene. Grazie. Allora, poiché è mezz'ora che parlo, adesso vi lascio l'ingegnere e non parlo più io, basta. L'ingegnere è a disposizione nostra per dirvi tutto quello che volete. Questo qua sì, in verità. Accomodati, prego. Allora, intanto scusatemi per il ritardo, è la prima cosa che devo chiedervi e chiedo scusa a tutti quanti, anche a te che sei stato costretto a intrattenere oltre il dovuto. Poi non è che io sia abituatissimo, non è che abbia tante cose da dire. Intanto è ovviamente un piacere e un onore poter stare qua e la presenza comunque la considero un pochettino un ritorno, perché in passato già la Sidigas è stata vicina all'Avellino Calcio
lo considero un ritorno molto piacevole, un ritorno molto piacevole anche per la, anche soprattutto per la presenza di Walter. E, vedo di andare alla sostanza, vedo di essere molto, come si dice, vedo di essere sintetico e di dirvi realmente quello che in Citygas si pensa. Il motivo della sponsorizzazione. Allora, vi potrei dire che ci stanno una serie di motivi commerciali. Perché? Perché il calcio è uno sport che è nel cuore di tutti quanti, è molto diffuso e che quindi ci potranno essere una serie di ritorni in termini di immagine e così via. In realtà devo dirvi quello che già in passato, e spero di non, che non mi considerate scocciante, che ripeto una cosa che ho già detto, devo dirvi quello che già in passato dissi quando si iniziò l'avventura nel basket. Se penso questo, pensiamo questo in Citygas, se si ha la fortuna, l'opportunità di produrre con il lavoro un po' di ricchezza, un po' di benessere su un territorio, allora pensiamo che almeno una parte di questa ricchezza, in una maniera o nell'altra, debba ricadere sul territorio stesso dove è stata generata. Ecco. La sponsorizzazione in ultima istanza veramente risponde a questo criterio. Sia il calcio e anche il basket, nella nostra Irpinia, nella nostra provincia irpina, sono le due eccellenze. Intanto sono sport, per definizione sono una cosa pulita, sono una cosa pura, ma poi sono le due cose che realmente stanno nel cuore di tutti quanti. Nel cuore di qualcuno ci può essere lo spazio per il calcio, nel cuore di qualcun altro ci può essere lo spazio per il basket, nel cuore di qualcun altro ancora c'è lo spazio per tutte e due, ma in una maniera o nell'altra, nel cuore di tutti quanti in Irpinia ci sono il calcio e il basket. Allora la scelta sostanzialmente diventa obbligata. Certo, c'è anche la legittima aspettativa, appunto, di avere un ritorno in termini di immagine, in termini commerciali, come vi accennavo prima. Ma il vero motivo, sostanzialmente, è quello. Ora, detto questo, speriamo ovviamente di avere... Che da questo finanziamento... Di avere una bella stagione, di avere non solo una bella stagione, l'accordo che abbiamo stipulato con il Presidente è non un accordo spot, è un accordo di più ampio respiro, a lungo termine, e che speriamo appunto possa produrre dei buoni risultati nell'interesse di tutti quanti. Tutto qua. Mi sono permesso di dire... che questa sponsorizzazione è una sponsorizzazione ad obiettivi anche, quindi oltre a questa quota fissa che l'ingegnere ha messo a disposizione, mano a mano che l'Avellino raggiunge risultati più importanti, cresce significativamente l'importo della sponsorizzazione. Quindi questa è una cosa che ci spinge ancora di più a far meglio. Sì, il concetto ovviamente è questo. Siamo tutti quanti, dico tutti quanti, non solo il presidente, non solo il club, non solo il pubblico e i tifosi, ma anche noi siamo tutti quanti fortemente, ovviamente, legati a un unico desiderio, quello di avere i migliori risultati. E quindi in quest'ottica ovviamente è stata costruita, grazie al lavoro dei legali che l'hanno seguita anche, è stato disegnato l'accordo. Tutto qua. Ah no, l'accordo è noi già abbiamo intanto abbiamo già un impegno nel basket, ma soprattutto c'è da dire questo: l'intesa con il presidente Taccone, al contrario, è proprio finalizzata a far sì che il Taccone col suo gruppo, che ha già dimostrato di saper mandare avanti nonostante le difficoltà che nel piccolissimo nostro possiamo dire di aver visto, aver toccato con mano, conosciuto, ha già dimostrato di aver saputo superare, di dare una mano per poter mettere, lui non ha bisogno delle mani nostre, però di metterlo in condizioni di poter continuare a gestire direttamente il club.
Quindi non c'è, è un accordo commerciale e non c'è alcuna intesa sul capitale. Ingegnere, buongiorno. Buongiorno a lei. Non so quanto possa essere utile entrare in dettagli, diciamo, più specifici e così via. Comunque la durata è triennale con facoltà di rinnovo, ci sono una serie di clausole che consentono la prosecuzione del rapporto. Inizialmente la durata prevista è triennale e poi potrà essere prorogato anche successivamente. Ingegnere, chiedevo prima al Presidente. Sì, com'è? Sì. Di fare qualche iniziativa di marketing importante per entrambe le tifoserie. E poi a tal proposito le chiedo anche, ovviamente il suo arrivo qui anche nel mondo dell'USRP è stato accolto positivamente, però c'è anche un po' di preoccupazione sul versante basket, che lei può tranquillizzare, non ci sarà nessun disimpegno, anzi andare avanti come anche nel basket. Allora, per rispondere alla prima domanda, senz'altro, come accennavamo prima, le eccellenze, almeno dal punto di vista sportivo in Irpinia, sono il calcio e nel piccolo anche il basket. Tra l'altro le due realtà sono coinquiline, quasi coinquiline, sono vicinissime, contigue. E quindi senz'altro diciamo, c'è l'intenzione di poter aggregare e fare delle operazioni, diciamo, in maniera sinergica, concertate in maniera sinergica e così via. Questo senz'altro è nelle intenzioni. Per quanto riguarda il basket, ora mi sembra sarebbe scortese in questa casa parlare anche dell'altra realtà, però sono due impegni completamente diversi e distinti. Qui è un impegno, è un accordo commerciale di sponsorizzazione, là siamo direttamente proprietari, quindi sono due cose completamente separate, sono due forme di impegno completamente separate, non è assolutamente in discussione l'impegno nel settore del basket. Gian Andrei, scusa la domanda. Ti prego, sì, come stai? Quindi una domanda più amichevole. È sicuro che non hai nessuna intenzione di entrare in società da adesso né tra 3 anni? Io chiedo all'amico Gian Andrei, ci conosciamo da 25 anni. È sicuro. Verrà allo stadio l'anno prossimo. Ci mancherebbe. Sarà un onore e un piacere. Si tratterà di dividersi un pochettino tra gli impegni nel basket, con le trasferte che sono diciamo un po' impegnative, anche perché è stato confermato l'impegno anche nella Coppa, e quindi si tratta di dividersi un pochettino e anche dividersi con gli impegni familiari. Mi ha chiesto mio figlio che è uno dei due divorzi, per cui dice che... E qua sarebbe una cosa antipatica, siamo in casa di Walter. No, assolutamente, anzi, siamo tutti curiosi di sapere. Ho fatto una coppa. Immagino ti riferisca tra la Champions e l'Euroleague. Sì. Vabbè, intanto c'è Nicola Alberani che può risponderti meglio di me tecnicamente e così via. Però è una scelta che è stata fatta, tra l'altro segue un po' un orientamento anche da parte della federazione e alla fine ci siamo trovati bene, devo dirti, con quella scelta. Al di là del risultato, che è importante, però per quanto riguarda la scelta, devo dire, ci siamo trovati bene. È una cosa ben fatta, organizzata, è partita ex novo e abbiamo ritenuto di condividere questo progetto che partiva ex novo e che è più ampio rispetto a quello della... Sì. Volevo sapere, dato che avete parlato di piano marketing comune per quanto riguarda la realizzazione della campagna abbonamenti, volevo sapere, è possibile se possono creare delle sinergie tra le varie aree societate, ad esempio vedo lo staff comunicazione qui, potrebbe collaborare con questo Avellino che con il rispetto è un po' deficitario per quanto riguarda la comunicazione online? No, allora, quest'ultima ovviamente non credo assolutamente che sia così, ma per rispondere in due parole, non solo è possibile, ma è fortemente auspicabile e desiderata la sinergia, assolutamente sì. Anzi, è una delle parti importanti dell'accordo che abbiamo sottoscritto. Sì, sì. Prevedere una sinergia, e l'accordo prevede che si debbano creare delle sinergie. Sì. Una considerazione che vuole essere anche un augurio.
tolto Milano, Torino e Venezia, Avellino praticamente rivaleggia con tutta Italia, una piccola realtà come Avellino per le eccellenze dello sport, perché se abbiniamo la Serie B del calcio e la Serie A ai massimi livelli della Scandone, praticamente Avellino può vantare un orgoglio sportivo che tante altre realtà molto più importanti non possono vantare. Questo può essere ovviamente anche un auspicio, in poche parole insomma ci attendiamo a questo punto da questa simbiosi di tipo commerciale ma anche sportiva, o lo scudetto o la Serie A per l'Avellino. Allora. Le dico quello che penso in maniera molto sincera. I risultati sono importanti, molto importanti, però normalmente sono la conseguenza di un lavoro che viene fatto. C'è un po' una sorta di campionato parallelo, consideriamo. Io non vorrei parlare adesso di basket, come vi dicevo prima, però vale in generale. C'è una sorta di campionato parallelo, che è quello un po' delle società. Le società, diciamo, nell'ambiente c'è una voce, dice, è più organizzata, è meno organizzata, funziona, non funziona, lì si lavora bene, lì si lavora male, i giocatori preferiscono andarci o preferiscono non andarci e così via. E diciamo, nel campionato delle società, la cosa che fa piacere è questa, in questa sorta di campionato delle società, devo dire che diciamo, non si piazza male, al di là dei risultati poi conseguiti sul campo, non si piazza male Avellino, anzi, diciamo, viene, e questa poi la cosa che fa veramente piacere, viene ben considerata complessivamente nel panorama delle realtà sportive nazionali. La cosa che fa moltissimo piacere è questa, e fa piacere non tanto per le società, ma perché è quello, è l'immagine che la provincia erpina poi alla fine dà di sé all'esterno. Va bene, grazie a voi. Grazie tantissimo. Va bene. L'ingegnere ha già detto troppo, già detto, di poche parole. No, vabbè, anzi, come va. Grazie, Walter, grazie ancora.